Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi. A Catanzaro festeggiato il 205° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di 1 milione di euro. A Chiaravalle c'è tensione, il sindaco Domenico Donato annuncia il decreto sanità, blocca la riconversione dell'ex ospedale. A Cardinale, segnalati problemi su una fogna, interviene anche il sindaco Danilo Staglianò. Ieri a Chiaravalle, in concorso cittadinanza attiva Caterina Galasso ad un alunno di Petrizzi. La 10ª edizione del premio Nicola Ceravolo ad Andrea Barzagli. A Davoli, presentato il libro Signore ti prego con il cuore. Questo e altro tra poco. Catanzaro, 250° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Cerimonia militare solenne nella sede del Comando Legione Carabinieri Calabria di Catanzaro per il 205° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso odierno ha affermato il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale Vincenzo Patticchio, parlando con i giornalisti prima della cerimonia, ha posto l'accento su quella che per noi è la cifra distintiva della nostra organizzazione, il controllo del territorio, il presidio del territorio, ma soprattutto la vicinanza e la sinergia con la popolazione. Beh, certamente l'attenzione e la sottolineatura del signor Presidente della Repubblica pone l'accento su quella che è per noi la cifra distintiva della nostra organizzazione, il controllo del territorio, il presidio del territorio, ma soprattutto la vicinanza e la sinergia con la popolazione. Questo cerchiamo di realizzare sempre al meglio attraverso i comandi, anche qui in Calabria, oltre 400, che espletano la loro attività su tutto il territorio della Calabria e con un'aggiunta che è la specialità dei cacciatori di Calabria, che sono anche a presidiare quella parte impervia dove sì, non c'è popolazione, ma se ne vuole appropriare la delinquenza. Sì, è anche un momento di doverosa attestazione del merito e del sacrificio di alcuni, ma è soprattutto il momento per sottolineare l'impegno di tutti, non solo per ciò che già è stato, ma per ciò che si va a rinnovare, cioè per ciò che già ci aspetta. Il presente è un momento di ricorrenza da festeggiare, ma guardiamo già al futuro per rinnovare l'impegno e la vicinanza ai cittadini. Chiaravalle, il sindaco, il decreto sanità blocca la riconversione dell'ex ospedale. Un cortocircuito burocratico, l'ennesimo, è così che il progetto di riconversione dell'ex ospedale San Biagio di Chiaravalle Centrale in Casa della Salute rischia ancora una volta di saltare. A denunciarlo è il sindaco Mimmo Donato, protagonista di una conferenza stampa infuocata presso la sede municipale di Via Castello. Nel mirino il cosiddetto decreto Calabria, varato dal governo nazionale per rimettere in sesto la sanità nella nostra regione. Ma c'è una norma di quel provvedimento che entra a gamba tesa proprio sui tempi di realizzazione della nuova Cassa della Salute di Chiaravalle. Il decreto, ha spiegato il sindaco, stabilisce vincoli stringenti su acquisti e forniture che il Servizio Sanitario Calabrese dovrà, d'ora in avanti, effettuare attraverso la Centrale Nazionale per gli Acquisti della Pubblica Amministrazione, oppure attraverso le centrali di committenza di altre regioni. E in questo calderone potrebbero ricadere anche l'edilizia sanitaria che non sarebbe più gestita a livello calabrese. Una cavolata, secondo il sindaco di Chiaravalle, che andrebbe a dilatare enormemente i tempi per l'avvio dei cantieri e la realizzazione della tanto agognata Casa della Salute, che sembrava ormai in dirittura d'arrivo. Ma il condizionale è d'obbligo, ha precisato Donato, perché neanche la Direzione Generale ASP di Catanzaro ha ben capito come muoversi a questo punto. Il sindaco ha già incontrato il generale Saverio Cotticelli, commissario della sanità in Calabria, in un estremo tentativo di chiarire i termini del problema. Lo stesso Cotticelli si è immediatamente attivato presso il Ministero della Salute per chiedere spiegazioni, ha rilevato Mimmo Donato, che non ha risparmiato critiche al governo per un atto che rallenta le opere anziché renderle più veloci. Nel ringraziare l'architetto Carlo Nissicò dell'ASP di Catanzaro per il fattivo impegno e la collaborazione, il sindaco ha concluso auspicando tempi certi per un'opera attesa da anni. In caso contrario si tornerà di nuovo in piazza a protestare. Chiaravalle è stanca di aspettare.
Subito dopo il punto, un approfondimento sul grave e delicato problema. Rissa tra due famiglie nel Cosentino, è esploso un colpo di fucile. Un violento litigio tra due famiglie, scaturito probabilmente da vecchie ruggini consolidatesi nel tempo, è degenerato in rissa, grisolia, lungo la costa tirrenica cosentina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Scalea, guidati dal capitano Andrea Massari, un giovane appartenente a una delle famiglie rivali avrebbe sparato un colpo di fucile all'indirizzo degli antagonisti. Sono in corso le ricerche dell'arma e gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti. Nuovo arresto per il presunto prestanome del clan di Rosarno. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato Giuseppe Nasso, quarantenne di Rosarno, ripristinando la misura cautelare che era stata emessa nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine Ares. Il provvedimento è scaturito da una nuova pronuncia del Tribunale del Riesame che ha ravvisato gli estremi richiesti dalla norma per ripristinare la misura detentiva. Giuseppe Nasso era rimasto coinvolto nelle indagini concernenti l'operazione Ares, nell'ambito della quale sono state arrestate 45 persone, ritenute di appartenere a due diverse articolazioni territoriali dell'andrangheta rosarnese. Il quarantenne era risultato essere inserito nel sodalizio, a favore del quale poneva il patrimonio illecitamente detenuto in maniera strumentale per consentire la realizzazione del programma delittuoso. In tale contesto, lo scorso 11 marzo 2019, allo stesso Nasso, sono stati sequestrati 1 milione di euro, 3 polizze assicurative, l'impresa individuale Fair Color, comprensiva di tutto il compendio aziendale, un immobile costituito da unità alloggiative, commerciali e pertinenze, tutti i conti correnti riconducibili al destinatario del provvedimento e ai suoi familiari conviventi, il tutto per un valore complessivo che supera i 3 milioni di euro. L'arrestato è stato associato presso il carcere di Reggio Calabria a disposizione dell'autorità giudiziaria. Video poker, beni per 1 milione confiscati nel Regino. È stimato in oltre 1 milione di euro il valore del patrimonio confiscato dai militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a Melito di Porto Salvo. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, riguarda Quinto Antonio Rosarci, di 66 anni, e i figli Antonino, di 36, e Santoro, di 34. Il provvedimento è scaturito dalle attività investigative condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta ADA, conclusa nel 2013 con l'esecuzione di arresti nei confronti di presunti affiliati alla cosca di 'Ndrangheta Iamonte di Melito di Porto Salvo, tra cui lo stesso Quinto Antonio Rosarci, che per conto della cosca avrebbe assunto una posizione di comando e responsabilità nella frazione Lacco di quel comune. Nel borsello, cocaina e canapa indiana. La polizia arresta un 35enne. Il dispositivo di controllo del territorio, implementato nella piana di Gioia Tauro dal questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone, ha consentito di arrestare SS, un 35enne di Palmi, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dal personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro in servizio di controllo del territorio sulla strada statale 18 a Gioia Tauro, mentre era a bordo della sua autovettura. Gli operatori della volante, insospettiti dal comportamento del fermato, hanno effettuato una perquisizione al veicolo e in un borsello abilmente posizionato sotto il sedile lato passeggero hanno rinvenuto e sequestrato 23 involucri di cellofan contenenti sostanze stupefacenti. Quanto sequestrato è stato analizzato nei laboratori della Polizia Scientifica di Gioia Tauro e i risultati hanno consentito di accertare che dei 23 involucri 6 contenevano cocaina e 17 contenevano canapa indiana per un peso complessivo di 38,49 grammi. Le attività di perquisizione si sono pertanto estese nell'abitazione dell'arrestato a Palmi, dove gli agenti di polizia hanno rinvenuto ulteriori 9,62 grammi di canapa indiana ed un congelatore non funzionante, un bilancino di precisione, banconote per una somma pari a 195 euro ed un rotolo di cellofan. I poliziotti hanno dunque proceduto all'arresto in flagranza di reato, convalidato in corso di rito direttissimo dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per il 35enne gli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Cutro, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi e droga svolto nella città di Crotone, hanno tratto in arresto un carrozziere 34enne del luogo. In particolare, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione locale presso la carrozzeria dell'uomo, rinvenendo 22 cartucce calibro 38,
42 cartucce calibro 22, nonché sostanze stupefacenti del tipo cocaina, pari a 44 grammi, e materiale per la pesatura, tutto posto in sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone. A Cardinale, segnalati problemi su una fogna, interviene anche il sindaco Danilo Saianò. Il servizio di Bruno Cirillo. Come avete potuto vedere dalle immagini, abbiamo ripreso una perdita d'acqua in un canalone che in teoria dovrebbe contenere anche della fogna. Dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, perché non è dato appurare se questa perdita è ascrivibile alla fogna o all'acqua potabile. Sta di fatto che diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazione, al telefono della nostra redazione, e ci hanno spinto a venire qua questa mattina su via provinciale a Cardinale per documentare quanto state vedendo. A titolo di cronaca diciamo che il proprietario dell'abitazione che ci ha segnalato questa vicenda ha lamentato anche la presenza di molti ratti e di molti serpenti proprio in coincidenza con questa perdita. È un problema annoso di questo canalone che andrebbe risolto. Noi cercheremo di appurare anche dal sindaco come stanno le cose, quindi per fare un po' di chiarezza su questa vicenda. Anziché rispondere negli uffici comunali, il sindaco Danilo Saianò ha preferito venire di persona sul posto per verificare, anche da ingegnere, oltre che da sindaco, come stanno le cose. Sindaco, c'è quella perdita, come stanno le cose? Allora, io appena avvisato da voi sono immediatamente intervenuto per capire com'è la situazione. L'acqua, la perdita è di acqua potabile, senza ombra di dubbio. Qua c'è una problematica che va indietro negli anni, si parla dal 99 che non è mai stata risolta, che è quella del deflusso delle acque di questa località. Noi siamo intervenuti immediatamente, tant'è vero che abbiamo in itinere la gara per la sistemazione della fogna, quindi anche la sistemazione di questa area in particolare. Se volete potete verificare anche gli atti progettuali che si trovano nella casa comunale. La gara scadrà il 26 di giugno del 2019, affideremo i lavori e quindi risolveremo anche questa problematica che, ripeto, è almeno dal 1999 che si trova in queste situazioni. Certo che in questa fase andremo a verificare anche gli abusi che sono stati fatti da chi ha costruito sopra i deflussi delle acque, da chi ha costruito sopra le fogne, perché io noto un pozzetto della fogna che si trova quasi in un garage. Quindi l'amministrazione sarà attenta anche in questo, e chi ha commesso degli errori pagherà anche da questo punto di vista. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Si è svolto ieri la premiazione del vincitore del concorso Cittadinanza Attiva Caterina Galasso. Il servizio è di Anna Maria Colabraro. Si è svolto nell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Chiaravalle Centrale la premiazione vincitore concorso Cittadinanza Attiva Caterina Galasso. Siamo con il dottor Mercurio Marceca, presidente Lions Club Squillace Cassiodoro. Sentiamo il suo parere in merito. Lo scopo di questa bellissima iniziativa parte dalla volontà manifestata dal presidente, dottor il past presidente nostro del Lion Club, e hanno voluto, quindi il direttivo, i soci hanno deliberato di intestare in memoria della preside Caterina Galasso un premio alla cittadinanza attiva umanitaria, che consiste poi per i ragazzi e le ragazze della terza media di un premio di 500 euro. E questa è una iniziativa perché ricordare la memoria di una professionista che si è spesa per il territorio nell'ambito della scuola con delle iniziative socialmente utili, questo dà naturalmente prestigio
non solo la scuola, ma soprattutto valorizzazione dei nostri giovani. Ovviamente il plauso dell'amministrazione comunale per iniziative di questo tipo, la sensibilità dimostrata dalla preside e da tutto il corpo docente per l'iniziativa portata avanti dal Lions Club per quanto riguarda appunto il concorso cittadinanza attiva. Valori importanti che ovviamente devono essere portati avanti proprio nelle scuole perché i nostri ragazzi saranno i cittadini attivi del domani. Il concorso riveste una... diciamo un'importanza particolare quest'anno proprio perché il premio è dedicato ad una persona che nella sua vita, nelle varie articolazioni, quindi come persona, nel lavoro professionale, ma anche nell'attività sociale, ha proprio incarnato il senso del principio della cittadinanza attiva e in tutte le iniziative che ha portato avanti per i suoi ragazzi e per la società. Ritengo è stato invitato perché ero in ottimi rapporti con la preside Galasso, che è mancata immaturamente e dispiaciuta a tutto il mondo della scuola, perché lei era una persona effettivamente positiva, aveva un'energia fuori dal comune e poi qui a Chiaravalle ha fatto molto bene, era apprezzata, era una persona presente con la sua cultura, con il suo darsi da fare per la crescita della legalità e culturale dei ragazzi. Io sono convinto più che mai che quindi era giusto che oggi venisse ricordata nella sua ex scuola. Caterina Galasso ha lasciato un'impronta, ritengo, indelebile, perché era una persona che dava sempre una parola di conforto alle persone in sofferenza ed era brava a tirare su le persone anche per quanto riguarda la legalità. Lei istituì un premio di cui io facevo parte, c'era il presidente del tribunale, il procuratore generale donne e io, che valutavamo i temi dei ragazzi che dovevano parlare di legalità e ogni anno per 5 anni abbiamo fatto questa cosa che è rimasta negli annali della scuola di Chiaravalle. È un premio che segna una data importante, perché Caterina Galasso è stata, come dire, l'alfiere della cittadinanza, cioè del diritto dei cittadini ad essere sussidiari rispetto al territorio. E quindi nel nome di Caterina si svolge una grande attività di promozione, di sviluppo, di consenso. Questo è un momento molto importante perché noi salutiamo con piacere la nascita della sussidiarietà, l'intensificazione della sussidiarietà orizzontale, cioè i cittadini che servono il territorio. È importante perché la professoressa Caterina Galasso è stata per una generazione intera un esempio di 3 cose. Primo, coraggio morale. Coraggio di dire sempre la verità, il coraggio di poter esprimere sempre il proprio pensiero, e questo coraggio l'ha trasmesso agli allievi. Galasso è stata anche espressione di cultura e di intelligenza, oltre che di libertà di pensiero. Ma noi Lions abbiamo un distintivo. Lions viene dall'americano, le prime 2 lettere sono liberty e intelligence, infatti nel distintivo noi portiamo una L, e credo che Caterina abbia interpretato nel modo migliore libertà e intelligenza, coraggio morale di dire la verità, ma anche mobilitazione. Quante volte ha organizzato incontri, dibattiti e convegni. Oggi la cittadinanza attiva ci viene chiesta dalla Repubblica, ci viene chiesta dalla Calabria, perché la Calabria ha necessità di risorgere nella libertà e nell'intelligenza. Allora, nell'ultimo libro del direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, il titolo è Ci salveremo? Dice De Bortoli, sì, ci salveremo se avremo una memoria attiva, e questa è la medicina migliore. Grazie. Durante la manifestazione, l'assegnazione dei premi alle vincitrici del concorso Cittadinanza Attiva, classi terze.
primo premio, medaglia d'oro ed euro 500 a Pisani Francesca, scuola secondaria primo grado di Petrizzi. Secondo premio, medaglia d'argento ad Antonella Trebisacce, scuola secondaria primo grado, terza A, Chiaravalle. Terzo premio, medaglia di bronzo a Raluca Badale, scuola secondaria primo grado di Olivadi. E l'amministrazione di Chiaravalle, con deliberazione di giunta numero 58 su impulso dell'istituto, ha avviato l'iter per l'intitolazione dell'auditorium della scuola alla professoressa Caterina Galasso. Tutta la documentazione è stata inviata alla prefettura di Catanzaro per la dovuta autorizzazione. E adesso ci spostiamo a Davoli. Con riferimento al servizio dedicato al campo estivo Davoli 2019, si precisa e rettifica di quanto comunicato nel TG del 5 giugno che il campo scuola durerà dal 10 giugno al 12 luglio. È stato presentato presso la parrocchia Santa Barbara a Davoli Superiore il libro Signore ti prego con il cuore di Don Francesco Cristoforo con l'accompagnamento musicale di Pino Rotella. Ha moderato il giornalista Mario Sei il servizio. Ci troviamo nella chiesa Santa Barbara di Davoli. Don Francesco, torniamo qui per la seconda volta, questa volta con chiaramente un libro nuovo dal titolo Signore ti prego con il cuore, Tao editrice. Abbiamo poco fa finito di presentare questo libro. Tanti sono i messaggi che hai voluto infondere di speranza e di preghiera. Volevi aggiungere qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto a questa splendida comunità? Ma innanzitutto la parola che vorrei che arrivasse nelle case dei nostri telespettatori è questo, che la preghiera è per ognuno di noi come l'ossigeno, come l'aria che respiriamo. Senza l'ossigeno è a rischio la nostra vita, e così senza la preghiera la nostra anima, il nostro cuore si indebolisce. Allora bisogna pregare, ma pregare con il cuore, perché le parole dette con le labbra, con la sola bocca, sono come il vento che si disperdono, mentre quando prega un cuore arriva direttamente al cuore di Dio. Quindi pregare con il cuore, pregare con la fede, pregare con insistenza e soprattutto con la fiducia che noi siamo figli di Dio e che il Signore non ci abbandona. Don Francesco, adesso siamo a Davoli, però siamo stati anche in altre parrocchie che ci hanno accolto. Tu in particolare giri lungo e largo l'Italia, nonostante tu stesso, come tu stesso dici, ma anche nell'altro libro, con qualche difficoltà dal punto di vista anche fisico. Però, come dice il tuo padre spirituale, non servono gambe forti, ma servono ali per sostenerti. Vuoi dare un messaggio di speranza a tutte le persone che sono nella sofferenza, che magari abbandonano proprio perché hanno un disagio fisico?
È vero, io sono nato con una paresi spastica alle gambe, questo ha creato in una prima parte della mia vita un po' di tristezza perché pregavo continuamente per guarire dalla guarigione fisica, ma oggi benedico il Signore perché questa guarigione non è avvenuta, ma rispetto, no? E abbraccio tutte quelle persone che continuano a pregare e lo devono fare, perché ognuno deve capire qual è il mistero della sua vita anche con quella sofferenza. Ed è vero, io giro l'Italia per portare la mia testimonianza e non sento fatica, perché quelle gambe fragili diventano forti perché il Signore mi dà in prestito le sue e io posso andare ovunque a dire questa parola e questa esperienza di vita, questo racconto che mi ha cambiato la vita. Premio Ceravolo a Barzagli, al Politeama, applausi e ricordi. Simbolo di solidità difensiva e determinazione per la vittoria. Ecco perché la maglia del Via Barzagli metterà prestissimo alla Juventus. Nicola Ceravolo a lettere cubitali sullo sfondo con accanto il numero 10, quello del fuoriclasse, a ricordare la doppia cifra raggiunta nelle edizioni.
In sala un folto numero di appassionati e tifosi di ogni fede, sul palco invece riflettori accesi su Andrea Barzagli, ormai ex difensore della Juventus e della Nazionale, ospite d'eccezione nella serata di gala del Politeama dedicata alla memoria del presidentissimo. A lui è andato il premio 2019, ideato 10 anni fa dal giornalista Maurizio Insardà e curato fin dagli albori anche dal collega Italo Cucci. Italo Cucci, anche lei alla premiazione del presidente Ciravolo, questa sera c'è Barzagli. Parliamo un po' di questo calcio italiano, come lo vede? È in crescita? Ma guarda, io sono qui da 10 anni, perché 10 anni che facciamo questo premio, fin dall'inizio ho partecipato, ma vorrei poter dire tristemente che da 10 anni le cose vanno sempre peggio, per carità. Ve ne accorgete anche voi, perché se è vero che fa piacere a tutti gli juventini vincere 8 scudetti di fila, la traduzione in termini pratici è che la Juventus gioca da sola. Tranne il Napoli, che per 2 o 3 stagioni è riuscito a darle fastidio, tutti gli altri sono spariti. Però, voglio dire, siccome la maggioranza dei tifosi italiani sono juventini, beati loro che se la godono. E comunque non faccio parte di quelli che dicono: beh, 8 scudetti. Sono 8 scudetti e sono convinto che la Juve vuole arrivare a 10 scudetti consecutivi. Speriamo. Beh, sperate voi. Io tifo per una squadra che non aspira a vincere scudetti, quindi non me ne frega niente chi li vince, li vince. Hai capito? Però un po' di mossa, se non altro combattere, ecco, combattere. L'arrivo di Ronaldo qualche cosa però è cambiato a livello pure di tifosi allo stadio, perché quando va Ronaldo negli stadi, gli stadi italiani si riempiono. Ma lei pensa che Guardiola può arrivare alla Juventus? Sarà un'altra operazione Ronaldo, secondo lei? No, perché ha detto lui che non viene. Io mi fido, perché è una persona seria. Proprio 2 o 3 giorni fa in Spagna, quando è arrivato, gliel'hanno chiesto e lui ha detto: io sono al City e rimango al City. C'è fra l'altro una speculazione in borsa abbastanza antipatica sul nome di Guardiola, però voglio dire, siamo in un momento per la Juve importante. Quando mi dicevi di Ronaldo, Ronaldo doveva portare la Coppa dei Campioni e non l'ha portata. Ronaldo doveva riempire gli stadi, quest'anno quelli dove a lui sì. Ma quest'anno sono spariti altre centinaia di migliaia di tifosi che non vanno più allo stadio e guardano solo la televisione. Poco fa mi è arrivata una notizia che diceva il collega della Rai Paganini che si potrebbe acquistare Guardiola. Si vede che anche lui non si fida di Guardiola. Io sto ai detti, cioè ho sempre fatto il giornalista dando delle notizie, non delle, come si chiamano adesso, fake news. Se Guardiola dice io resto a Manchester, io sono convinto che Guardiola dice la verità. Sarebbe oltremodo scorretto. Se uno sta zitto, ma adesso chi ha parlato devo credergli. Anche Capello aveva giurato amore eterno alla Roma e poi il giorno dopo ha firmato, no, con la Juve. Non aveva, ma sai, quelli sono i giuramenti. Sai quando arrivano i calciatori che baciano la maglia e una cosa e l'altra, poi sanno che l'anno prossimo, quelli sono giuramenti di niente. Un conto è, in un momento come questo, con la borsa che è agitata, che ci sia un Guardiola, che è una persona seria, che dice una cosa e poi ne dice un'altra. È un gioco completamente diverso. E l'arrivo di Sarri? No, l'arrivo di Sarri pare che funzioni. Ho sentito oggi Insigne che ha detto che è un traditore. Insigne oggi ha detto che se Sarri va alla Juve è un traditore. La stessa cosa dovrebbero pensare i juventini per Antonio Conte. E lo stanno dicendo, però con una differenza, che Conte ha rotto con la Juventus, mentre Sarri ha sempre detto tanto amore, tanto amore. Diciamo le cose come stanno. 12 milioni di euro fanno bene a tutti. E anche meno, credimi. Si sta giocando ormai su cifre iperboliche. Poi si scopre, ed è vero, che le partite le vincono i giocatori. E io invece di spendere 12 milioni in un allenatore, li spendo in un giocatore. Tutto lì.
ed il suo nome si è aggiunto ieri pomeriggio ad una lunga lista di celebrità del pallone transitate negli ultimi anni dai Tre Colli. Sono stati 10 anni stupendi, ha esordito Cucci facendo un rapido escurso sulle edizioni passate. Da qui è passato il meglio del calcio italiano e si può dire che l'albo d'oro di questo premio sia qualcosa di davvero inimitabile. Così è, in fondo, e dopo Claudio Ranieri e il suo grande Catanzaro, dopo Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti e Roberto Mancini. È toccato alla colonna della Juventus confermarlo. E questa era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona serata.